Bene, possiamo intanto incominciare. Benvenuti, benvenuti a tutti quanti a nome del CESPI e dell'Istituto Treccani che hanno organizzato questa iniziativa. Siamo al secondo appuntamento del venerdì e intanto ringrazio nuovamente tutte le persone che si sono connesse e in particolar modo le persone, i relatori che hanno accettato di condividere con noi questo percorso. Io introduco brevissimamente il nostro relatore di oggi, un po' il tema. Come accennavo nello scorso incontro, questa iniziativa nasce all'interno dell'Osservatorio Diritti Umani che il CESPI ha sviluppato alcuni anni fa proprio come strumento di analisi di quelli che sono l'intreccio tra il tema dei diritti umani, che è un pilastro fondamentale sia della nostra Carta Costituzionale, ma della stessa fondazione dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, e quelli che sono i temi di politica internazionale. Il tema dei diritti umani, appunto, è un tema centrale. È un tema che la pandemia, l'emergenza che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto in tutta la sua tragicità, ha posto in evidenza proprio a partire da quelle che sono delle limitazioni imposte dalla necessità, dall'emergenza, a quelli che sono tutta una serie di diritti. E da qui appunto l'idea, l'intenzione di affrontare questo tema del rapporto tra diritti umani e pandemia da più punti di vista, provando a darci una serie di strumenti non solo tecnici ma anche culturali per cercare di comprendere e anche di imparare da una situazione che ci ha trovati tutti impreparati e su cui abbiamo agito ovviamente sulla base di una richiesta di emergenza, come diceva, evidenziava il professor Nicoletti lo scorso appuntamento, mettendo nudo quello che è anche stato un trade-off, una, tra virgolette, conflittualità tra quelli che sono delle esigenze di solidarietà e quelle che sono delle esigenze invece di esercizio di diritti fondamentali. Allora, acquisire degli strumenti di comprensione diventa fondamentale perché quello che è accaduto è luogo di apprendimento ed è luogo di crescita nella misura in cui si rielabora. Ecco, non aggiungo altro, presento oggi il nostro relatore, professor Antonio Marchesi, a cui abbiamo chiesto di affrontare un po' proprio questa tematica da un punto di vista giuridico, tecnico-giuridico. Professor Marchesi, laureato in giurisprudenza, alla Sapienza, insegna diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo e ha un lungo percorso accademico di insegnamento, oltre che una grossa esperienza anche dal punto di vista internazionale. È stato presidente di Amnesty International tra 90-94, poi tra 2013 e 2019. È stato consulente presso il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, la Commissione e ha fatto parte nell'88 della delegazione alla conferenza istitutiva della Corte Penale Internazionale e ha collaborato negli ultimi anni anche con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà, Garante italiano. Lascerei la parola al professor Marchesi, ricordando appunto a tutti che appunto è possibile utilizzare la chat per scrivere domande, osservazioni, ma appunto essendo la modalità quella di una lezione, lasceremo solo alla fine dell'intervento del professor Marchesi appunto la possibilità di rispondere alle vostre osservazioni e domande. Grazie a tutti e a te Antonio e grazie ancora. Grazie a voi, buongiorno, grazie al CESPI di avermi invitato e coinvolto. L'argomento della mia lezione è decisamente ampio, anche perché è da intendersi
se ho ben capito, assieme a quella del professor Michele Nicoletti, come una lezione introduttiva in vista anche di una serie di approfondimenti che ci saranno invece in seguito. Io parlerò di diritti umani e pandemia nella prospettiva giuridica internazionale, quindi non nella prospettiva giuridica tout court, anche perché già così il numero e la complessità dei temi è notevole. Farò uno sforzo di mettere un po' d'ordine, provando ad offrire una cornice generale per facilitare poi la riflessione ulteriore nella materia. Dico subito che la tendenza, per esempio nei numerosi documenti prodotti sull'argomento nel quadro delle Nazioni Unite, è a individuare tre grandi questioni che il Covid-19 pone nella prospettiva dei diritti umani. La prima questione è quella dell'impatto generale della pandemia sul godimento dei diritti umani di tutti, dei diritti economici e sociali in particolare, a cominciare dal diritto alla salute, ma poi senza fermarsi a questo c'è anche il diritto all'educazione, il diritto al lavoro e via dicendo, e della necessità di fare fronte a questo impatto, di tutelare il diritto alla salute e gli altri diritti investiti dalla pandemia. La seconda questione è quella dell'impatto maggiore della pandemia su certe categorie specifiche di persone vulnerabili e quindi dell'esigenza di una tutela rafforzata dei loro diritti. Più in generale direi che poiché l'impatto della pandemia non è lo stesso per tutti, occorre tenere conto delle differenze e della maggiore esposizione, della maggiore fragilità di alcuni rispetto ad altri. E poi la terza questione è quella che a cui alludeva anche Daniele Frigeri, cioè quella delle deroghe e delle restrizioni imposte a causa dell'emergenza e quindi dei limiti al godimento di alcuni diritti. E in questo caso vengono in rilievo anche alcuni diritti civili e politici. Detto in altre parole, del bilanciamento fra tutela del diritto alla salute da una parte e rispetto di altri diritti dall'altra. E qui il problema che si pone è soprattutto quello del possibile abuso delle deroghe e delle restrizioni. Ora, questa è una tripartizione che è utile, in realtà è anche un po' una semplificazione. Ci sono anche questioni che rimangono fuori da questo schema. Mi piace segnalare che Amnesty International ha pubblicato da pochi giorni una sua nuova versione del cosiddetto barometro dell'odio, intitolata Intolleranza pandemica, e questa è dedicata al discorso d'odio nel contesto della pandemia e al problema della ricerca di capri espiatori. E poi ci sono dei temi che sono trasversali, che toccano un po' tutte e tre le problematiche a cui ho accennato, come ad esempio quella dei vaccini, il diritto di accesso al vaccino senza discriminazioni, ma anche la questione dell'eventuale obbligo di vaccinarsi e della possibile deroga alla necessità di un consenso per quel particolare trattamento sanitario. Quindi il quadro è abbastanza complesso. Io però vorrei adesso seguire i tre profili che ho enunciato. E cominciamo dal diritto alla salute in tempo di pandemia. Da questo discendono una serie di obblighi internazionali, obblighi di prevenire il contagio, obblighi di offrire alle persone malate cure mediche adeguate. Io passo brevemente in rassegna le fonti per poi chiarire meglio la natura e il contenuto di questi obblighi che si impongono agli Stati. C'è innanzitutto la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, il cui articolo 25 stabilisce che ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente, a garantire la salute e via dicendo. Non è una disposizione specifica sul diritto alla salute, ma una disposizione ampia che lo comprende assieme ad altri aspetti del diritto ad un tenore di vita adeguato. È un diritto che spetta ad ognuno senza discriminazione. Bisogna dire che la Dichiarazione Universale è più approfondita sui diritti civili e politici che non sui diritti sociali.
I principi della dichiarazione sono stati poi tradotti in una serie di norme che impongono obblighi vincolanti, tra questi il patto sui diritti economici, sociali e culturali, e qui c'è un diritto alla salute specifico, previsto dall'articolo 12, che prevede il diritto di ognuno a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che si è in grado di conseguire. E poi si entra più nel dettaglio, elencando delle misure specifiche che gli Stati sono tenuti a prendere per assicurare l'attuazione di quel diritto, che sono individuate in base ai loro fini. Non scorro tutto l'elenco, mi limito a segnalare la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, e poi la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza in caso di malattia. A livello europeo, il diritto alla salute è previsto non nell'ambito della Convenzione europea, a cui noi normalmente pensiamo per quanto riguarda i diritti umani, ma nell'ambito della Carta sociale europea, che è uno strumento meno conosciuto, che risale al 61, ma che è stato profondamente rielaborato nel 1996. E qui c'è un articolo, l'articolo 11, che stabilisce che per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le parti della Carta sociale si impegnano ad adottare misure adeguate, volte in particolare, poi segue ancora un elenco di scopi, fra cui quello di prevenire per quanto possibile le malattie epidemiche e via dicendo. Ora, non mi voglio dilungare in questa rassegna di fonti del diritto internazionale dei diritti umani, piuttosto direi che vale la pena dire qualcosa sul modo in cui le norme delle convenzioni internazionali, che sono formulate inevitabilmente in termini piuttosto generali, possono essere interpretate e applicate dagli organi che sono stati a tale scopo istituiti. Questi compiono uno sforzo che è finalizzato a dare un significato concreto, specifico, adeguato alle circostanze, alle norme convenzionali e agli obblighi che queste impongono agli Stati. E devo dire che si tratta di una sfida difficile, in particolare per quanto riguarda i diritti economici e sociali, compreso il diritto alla salute. Questi sicuramente non sono meno importanti dei diritti umani che un tempo si chiamavano di prima generazione, cioè i diritti civili e politici. E tuttavia si traducono spesso in obblighi che hanno una struttura diversa da quelli che discendono dal riconoscimento dei principali diritti civili e politici. E questo perché il loro rispetto richiede spesso tempo, risorse, perché avviene attraverso la formulazione e l'attuazione di politiche. Spesso si tratta di obblighi positivi, cioè obblighi di fare qualcosa, non di obblighi di astensione, obblighi negativi, di non tenere certi comportamenti. E poi per lo più spesso sono anche obblighi di fare gradualmente, nella misura delle risorse disponibili. Questo discorso vale un po' per tutti i diritti economico-sociali, ma vale anche specificamente per il diritto alla salute. Con riferimento a quest'ultimo, il Comitato dei diritti economici e sociali delle Nazioni Unite, che è l'organo istituito ai sensi del patto che citavo in precedenza, utilizza una tripartizione. Ormai da tempo si parla di obblighi di rispettare, che sono gli obblighi di non ostacolare l'attività di ciascuno rivolta al godimento dei diritti. E quindi gli obblighi di rispettare sono tendenzialmente obblighi negativi di astensione, che forse nel contesto di cui ci occupiamo sono meno rilevanti. Ma poi ci sono gli obblighi di proteggere, cioè di impedire ostacoli frapposti da altri al godimento dei diritti. E qui lo segnalo, poi ne riparleremo in seguito, questi altri potrebbero per ipotesi essere anche le aziende farmaceutiche. Quindi obblighi che si impongono agli Stati di regolare in un certo modo la condotta delle aziende che producono vaccini. E poi c'è un terzo tipo di obbligo, sono gli obblighi di realizzare.
e cioè di adoperarsi attivamente con tutti i mezzi necessari per il soddisfacimento dei diritti sociali. E qui direi che c'è buona parte di ciò che le autorità statali sono chiamate a fare in positivo per sconfiggere il virus. Ora, è bene precisare che l'obbligo di realizzazione di ciascuno dei diritti sociali può essere a realizzazione progressiva, ma anche a realizzazione immediata. Di solito si distingue tra obblighi che attengono al tenore di vita e obblighi in materia di diritti sociali che attengono ai bisogni essenziali delle persone. E gli obblighi relativi a questi ultimi vengono anche descritti come core obligations, come obblighi fondamentali, che non prevedono in generale una realizzazione graduale, ma comportano in qualche modo che insomma ai bisogni essenziali si faccia fronte subito. Quindi, in altre parole, il Comitato dei diritti economici e sociali, pur riconoscendo, perché non può fare diversamente, la circostanza che per attuare il diritto alla salute in tutti i suoi aspetti gli Stati devono affrontare ostacoli strutturali, anzi dice proprio formidabili ostacoli strutturali, tuttavia si sforza di valorizzare il carattere immediato di alcuni obblighi. E questo lo ha ribadito anche di recente con riferimento alla situazione pandemica. Ha parlato dell'obbligo di adottare misure immediate per garantire il contenuto minimo di certi diritti anche in situazioni di emergenza. Ricordo ancora due cose per poi entrare, insomma, a fare degli esempi più specifici. La prima cosa è che il riconoscimento internazionale dei diritti umani è comunque sempre riconoscimento senza discriminazione, in base a razza, colore, sesso, lingua, religione e via dicendo. E anche questo è rilevante in tempo di pandemia. Il secondo punto è che la natura stessa del diritto alla salute richiede, io credo sia un principio generale, che le azioni siano commisurate ai bisogni. E quindi dal diritto alla salute discende l'obbligo di riservare un trattamento specifico che tenga in conto la loro situazione alle persone più fragili, o se si vuole agli appartenenti alle categorie vulnerabili. Ora, per provare a capire meglio cosa significa tutto questo in concreto, mi rendo conto che è un discorso finora abbastanza astratto, possiamo utilizzare il caso dei vaccini, o almeno io mi sono sforzato di farlo. Si impone agli Stati sicuramente un obbligo di realizzare, cioè quello di fornire a scopo di prevenzione dell'epidemia il vaccino a tutti, utilizzando a tal fine tutte le risorse che sono a disposizione. Qui, nonostante ciò risponda ad un bisogno essenziale, nel senso chiarito prima, non può essere, diciamo, un obbligo per evidenti difficoltà di ordine materiale a realizzazione immediata. E questa, a mio avviso, è una delle conseguenze più importanti di un'emergenza così eccezionale su scala planetaria, anche le misure per soddisfare i bisogni essenziali non possano essere a realizzazione immediata. E allora l'obbligo si trasforma e diventa quello di regolare la realizzazione progressiva del diritto di ognuno al vaccino in funzione dei bisogni, cioè seguendo un ordine oggettivo, senza spazio per il privilegio e tantomeno per la discriminazione. Anche senza fare un'analisi, diciamo, particolarmente approfondita, è evidente, soprattutto se si allarga lo sguardo, che ci sarebbe molto da migliorare. Al di là della discussione, direi, ordinaria sull'opportunità di dare precedenza a una categoria o all'altra, a determinate fasce di età, a determinate categorie di lavoratori, in diversi paesi del mondo è stato proprio il principio di non discriminazione nella messa a disposizione dei vaccini a non essere stato rispettato. Spesso le forme di discriminazione già presenti nella società hanno investito
le misure di prevenzione del contagio, oltre che di cura dei malati. Penso alle denunce relative alla non vaccinazione delle popolazioni amazzoniche in Brasile, o alla non vaccinazione, o alla vaccinazione in misura, diciamo, molto inferiore dei palestinesi in Israele. Oltre all'obbligo di realizzazione senza discriminazione del diritto a essere protetti dal contagio, si pone anche il problema dell'obbligo di proteggere, cioè di impedire ostacoli frapposti da altri al godimento dei diritti. In questa cornice, a mio avviso personale, si colloca la questione dei brevetti, la questione dei diritti di proprietà intellettuale di cui sono titolari le aziende farmaceutiche. Quale ostacolo, potenziale ostacolo, a rendere i vaccini più ampiamente disponibili a tutti. Qui la posizione, tra gli altri, del Comitato sui diritti economici e sociali è che i diritti di proprietà intellettuale incontrano un limite nell'esigenza di rispettare i diritti umani. Questo in concreto significa che le norme internazionali relative devono cedere di fronte a quelle che tutelano il diritto alla salute. E allora, per esempio, l'accordo TRIPS, l'accordo sugli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui non contenga già in sé degli elementi di flessibilità sufficienti, deve essere oggetto di deroga in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio. È quello che hanno chiesto l'India e Sudafrica, sostenuti da moltissime voci particolarmente autorevoli. Oppure devono funzionare davvero in questa situazione di emergenza le piattaforme alternative, cioè la piattaforma che si chiama, se non erro, CTAP, promossa dal Costa Rica e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è una piattaforma per la condivisione volontaria dei dati, delle conoscenze e così via, e che però per il momento non ha avuto moltissimo successo. Oppure c'è il cosiddetto schema COVAX, destinato a fare arrivare dosi di vaccino ai paesi che non possono, in quanto troppo poveri, acquistarle a prezzo di mercato. Nel dire tutto questo, occorre anche tenere conto del fatto che le case farmaceutiche che hanno sviluppato i vaccini hanno avuto per farlo contributi di fondi pubblici ingenti, e quindi anche da questo punto di vista la rinuncia a certi diritti di proprietà intellettuale non sarebbe né così illogica, insomma, né così iniqua. Aggiungo ancora un elemento. L'impegno a rispettare i diritti economici e sociali, secondo il patto che citavo prima, secondo l'articolo 2 del patto, è da intendersi sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale. Io credo mai come in questa occasione in cui a un problema globale deve essere data, come si dice spesso, una soluzione globale, questa specificazione sia importante. Qualche tempo fa una rete costituita da un gruppo di ONG internazionali, si chiama l'Alleanza per il Vaccino, ha calcolato che è un dato non particolarmente vecchio, allo stato dei contratti con le aziende farmaceutiche, il gruppo dei paesi più ricchi avrebbe avuto a disposizione in media 3 dosi di vaccino per persone, mentre ai paesi a reddito più basso ci sarebbe stata una dose di vaccino per ogni 10 persone. Medici Senza Frontiere ha fatto un calcolo leggermente diverso, ha detto che di 900 milioni di dose distribuite, circa la metà è andata ai paesi in cui abita il 20% della popolazione mondiale, e che l'altra metà è andata ai paesi a reddito medio-basso in cui abita l'80% della popolazione mondiale. Ora, diciamo, a parte la insensatezza di una risposta ad un problema come quello del virus che sia fondata sui confini nazionali, in questo modo non si rispetta uno degli elementi portanti dei diritti sociali, cioè la necessità di trattarli come diritti umani, che sono di tutti a prescindere, tra l'altro, dalla nazionalità, dalla cittadinanza, e che tutti gli stati hanno l'obbligo di rispettare nei confronti di chiunque e non solo nei confronti
dei propri cittadini. Quindi in conclusione su questo punto, a me sembra che l'approccio finora adottato, sia pure in modo molto diverso da Stato a Stato, non sia nel complesso rispettoso del diritto alla salute, in quanto non conforme all'obbligo di proteggere, all'obbligo di non discriminare, all'obbligo di realizzare attraverso la cooperazione internazionale e via dicendo. Vengo alla seconda grande questione, che è quella della protezione delle categorie vulnerabili. Qui, insomma, al di là del principio generale per cui i diritti sociali devono essere garantiti attraverso misure adeguate al bisogno di ciascuno, esistono anche però dei regimi speciali, delle convenzioni che riconoscono diritti specifici aggiuntivi, oppure che declinano in modo parzialmente diverso i diritti umani in generale, in quanto spettanti a categorie vulnerabili. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che qualcuno conosce ancora come Convenzione sui diritti del fanciullo, all'articolo 24 riconosce il diritto alla salute. Lo stesso fa la Convenzione molto più recente sui diritti delle persone con disabilità. Ora, le tre lezioni, se non erro, che seguiranno la mia, sono dedicate alla situazione dei minori, alla situazione dei detenuti, delle persone private della libertà e a quelle vulnerabili in ambito sanitario. Quindi io però vorrei fare solo pochi cenni per illustrare un po' la varietà dei problemi che si pone in tempo di pandemia nella tutela di alcune categorie specifiche di persone. E il primo esempio, sono tre brevi esempi, riguarda la detenzione amministrativa dei migranti. Di fronte al Covid, le persone private della libertà personale, sicuramente lo spiegherà meglio di me Mauro Palma quando interverrà, sono doppiamente vulnerabili per le loro condizioni di salute, che sono peggiori in generalità, in generale rispetto alla popolazione complessiva, e per le condizioni di vita, essendo ristretti in spazi condivisi con molte altre persone. I migranti in detenzione amministrativa rappresentano però una sottocategoria delle persone private della libertà che ha delle caratteristiche peculiari, diciamo, ulteriori. Partiamo dalla considerazione che la detenzione è comunque un'eccezione al diritto internazionalmente riconosciuto alla libertà personale e che, come tutte le restrizioni, deve rispondere a dei criteri di necessità e di proporzionalità. Nel caso della migrant detention, dei migranti detenuti per motivi amministrativi, si deve applicare un ulteriore criterio, che è quello della funzionalità allo scopo per cui è disposta questa privazione della libertà. La direttiva rimpatri, la direttiva 115 del 2008 dell'Unione Europea, stabilisce che quando risulta, cito, che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata. Per usare le parole del garante nazionale, la detenzione può essere disposta e mantenuta solo se necessaria e proporzionata allo scopo legittimo per cui è stata adottata. Quindi, nel contesto della pandemia, sul piatto della bilancia noi dobbiamo mettere non solo il diritto alla libertà personale da una parte e l'esigenza contrapposta di allontanare chi non ha diritto di restare sul territorio. Vanno considerati anche l'interesse collettivo a contenere il contagio, e questo vale per tutti i detenuti. Ma con riferimento ai migranti nei CIE, nei centri di identificazione ed espulsione, si deve anche considerare lo scopo della misura e quindi l'eventuale impossibilità di effettuare il rimpatrio nei tempi stabiliti per la sospensione dei voli di rimpatrio. Questo ha indotto l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e il suo omologo
nel Consiglio d'Europa, diciamo, sostenere che questa operazione di bilanciamento fa pendere il piatto della bilancia nel senso della necessità del rilascio. E questo è quello che ha detto anche il Tribunale di Roma, tra l'altro. Il Tribunale di Roma, in un'ordinanza con cui ha deciso di non convalidare il trattenimento di uno straniero, fa riferimento alla necessità di operare un bilanciamento tra le norme contro l'immigrazione clandestina e limitative della libertà personale da una parte e il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio dall'altra, aggiungendo che le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale, cioè la sospensione dei voli di rimpatrio, impedirebbero comunque il rimpatrio del richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione. Passo velocemente ad un altro punto che riguarda anche questo, diciamo, i migranti, o meglio specificamente i rifugiati, e mi riferisco all'impatto sul principio di non refoulement, cioè il principio in base al quale non si può essere respinti verso un paese in cui vi è il rischio di subire torture o altre violazioni dei diritti umani. Nell'aprile dell'anno scorso, del 2020, quindi un anno fa, è stato emesso un decreto, tra i tanti, molto stringato questo, in cui si esclude che i porti italiani possano essere considerati un luogo di sbarco sicuro. Solo però quando il soccorso è avvenuto fuori dalla zona SAR italiana e da parte di navi non italiane. Nel preambolo del decreto si chiarisce che tra i motivi di questa scelta vi è il pericolo del contagio e il timore che l'Italia potrebbe subire, essere esposta a dei pericoli ad opera di migranti infetti. Però non si capisce come mai questi potenziali untori possano essere unicamente le persone raccolte in una certa area marittima e soltanto da navi battenti una certa bandiera. E poi, ammesso che il problema del contagio in arrivo ci sia, ha senso dire che l'Italia non è un luogo sicuro per i migranti? Cioè si usa l'argomento contrario rispetto a quello che si intende. In generale, diciamo, il luogo di sbarco sicuro o è tale per tutti o per nessuno. La stessa selettività della norma contraddice il significato di questo istituto. Un terzo e ultimo esempio, e poi passo rapidamente alla questione delle deroghe, riguarda le persone anziane. Vorrei solo citare un rapporto pubblicato recentemente, ancora una volta, da Amnesty International, che riguarda le persone ospitate nelle RSA, nelle residenze sanitarie assistite. Il titolo abbastanza significativo è Abbandonati. Non entro tanto nel dettaglio, ma c'è un'analisi, diciamo, basata su una metodologia molto rigorosa, su centinaia di interviste, sull'assenza in tutta la prima fase, durante tutta la prima ondata della pandemia, di misure adeguate di prevenzione del contagio. In particolare la lente di ingrandimento riguarda anche e soprattutto i trasferimenti dagli ospedali nelle RSA, in assenza di tamponi, oppure di persone la cui positività era stata accertata e che sono state mandate in strutture che non avevano la possibilità di isolarle adeguatamente o di proteggere gli altri assistiti. Passo rapidamente all'ultimo argomento che merita di essere considerato adeguatamente, ed è la questione delle deroghe e delle restrizioni, delle misure restrittive dei diritti diversi dal diritto alla salute che sono state adottate da moltissimi governi di fronte alla minaccia posta dalla pandemia. Il problema è di stabilire se e in che misura, fino a che punto, queste deroghe e queste restrizioni siano giustificate. Hanno riguardato
tra gli altri diritti, il diritto alla libertà di movimento, questo è evidente, non ha bisogno di spiegazioni, il diritto alla libertà personale, se non altro nella misura in cui le persone sottoposte a quarantena obbligatoria ne sono state de facto private. Il diritto al rispetto della privacy, in particolare in conseguenza delle misure di tracciamento che sono state introdotte da alcuni paesi. Il diritto di riunione pacifica e altri diritti ancora. Ora, il godimento di questi diritti è stato sospeso temporaneamente, in tutto o in parte, in vista dell'esigenza di tutelare, in un contesto emergenziale, il diritto individuale alla salute e l'interesse collettivo alla salute pubblica. In questa prospettiva io vorrei dire anche, insomma, un'opinione personale, che se è evidente che il Covid ha messo la comunità internazionale di fronte ad una sfida inedita, questa è inedita soprattutto per la sua portata. E mi spiego meglio, la dinamica tra regola e eccezione è una dinamica molto nota, che è prevista e che è regolata dal diritto. Io non sono fra quelli che ritengono che in una situazione eccezionale si realizzi una sorta di anomia, di assenza di regole, con l'ordinamento giuridico che viene messo da parte e sostituito dalla necessità. Io preferisco pensare che in situazioni eccezionali possano esservi delle deroghe al funzionamento delle regole generali e che possano entrare in gioco delle regole speciali, ma sono pur sempre delle regole, non è un'assenza di regole. Ora, uno dei problemi attuali è che, o della situazione specifica, è che la dimensione del problema e quindi la grandezza della sfida tende a far sì che le regole eccezionali si sostituiscano del tutto per un periodo prolungato e in tutto il mondo alle regole ordinarie. L'eccezione più grande di ogni eccezione vissuta finora, se non altro per la sua scala, e quindi la stessa dinamica regola-eccezione rischia di essere un po' snaturata. E nonostante questo, l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha detto, secondo me, molto efficacemente, ha detto: "Emergency is not a blank check to disregard human rights." L'emergenza non è un assegno in bianco che permetta di ignorare i diritti umani. Detto questo, dal punto di vista delle convenzioni sui diritti umani, deroghe e restrizioni non sono proprio la stessa cosa. Le deroghe vere e proprie sono previste sia dal patto sui diritti civili e politici che dalla Convenzione europea, dall'articolo 15, e richiedono l'avvio di una procedura formale apposita per la sospensione temporanea in uno Stato parte del godimento di certi diritti. E però sono esclusi alcuni diritti che sono assoluti e inderogabili, non so, diritto a non subire torture, per esempio, non può essere compresso in nome di esigenze diverse. Le restrizioni, invece, sono limiti consentiti in generale dalle varie norme che riconoscono i singoli diritti, del cui contenuto quindi sono parte integrante, non richiedono una procedura ad hoc. Anche queste restrizioni ordinarie però sono consentite da ciascuna norma nei limiti in cui hanno il fine di tutelare altri diritti o altri interessi collettivi fondamentali, e soprattutto nella misura in cui sono necessarie e proporzionale al perseguimento di questi altri diritti o interessi. Si tratta in fin dei conti del classico problema di bilanciamento fra diritti o fra diritti e interessi generali. Aggiungo per informazione che la maggior parte degli stati, non tutti, ma la maggior parte, Italia compresa, che abbiano o meno invocato uno stato d'emergenza a livello nazionale, hanno ritenuto che le misure adottate rientrassero fra queste restrizioni consentite dalle norme internazionali, senza ricorrere alla procedura di deroga. Anche con riferimento a questo tema, prima di concludere, faccio un accenno ad un paio di situazioni specifiche.
La prima riguarda il Covid e il diritto alla privacy. Accennavo alle limitazioni al diritto alla riservatezza della vita personale che possono derivare da misure di tracciamento utilizzate nel contesto della pandemia. Sia il patto sui diritti civili e politici che la Convenzione europea, l'articolo 8, riconoscono il diritto alla privacy, ma consentono limitazioni purché siano rispettati certi requisiti. E questi requisiti sono molti in realtà, sono essenzialmente i seguenti, cioè la legalità o quantomeno la formalità della misura, nel senso che deve esserci un chiaro fondamento giuridico. La necessità della misura, si dice, nel quadro di una società democratica. La finalità di proteggere la salute, la proporzionalità rispetto a questo fine. La tassatività, nel senso che le interferenze devono essere previste in maniera specifica e non generica. Poi la temporaneità, infine l'impugnabilità. Sono tutta una serie di requisiti che dovranno avere le restrizioni al diritto alla privacy finalizzate, diciamo, al contrasto della pandemia. La sfida è sempre quella di salvaguardare un po' sia la privacy che la salute. L'approccio più ragionevole probabilmente è quello graduale che è stato proposto da molti, per cui vanno prima utilizzate le misure meno invasive, che potranno poi essere rafforzate se insufficienti, ma senza travalicare certi limiti. E qui il rischio, che è un rischio grande, è quello che il sacrificio della riservatezza, che è stato reso possibile dalle innovazioni tecnologiche che sono state sviluppate e sperimentate anche in funzione del contrasto della pandemia, una volta compiuto diventi la regola, quindi che non si torni indietro. È la questione dell'irreversibilità che è una questione di non poco conto. E vengo proprio all'ultimissimo punto che riguarda il Covid e i disegni repressivi di alcuni governi. Riguarda sempre il tema delle restrizioni e delle deroghe. Alcuni governi hanno approfittato sostanzialmente della pandemia, usandola anche piuttosto cinicamente come pretesto, così come è avvenuto con la lotta al terrorismo, il terrorismo internazionale, che in molti paesi in passato è stata usata come giustificazione di misure di repressione del dissenso pacifico, non del terrorismo. Anche la pandemia ha costituito in diversi paesi l'occasione per attuare dei disegni che sono francamente repressivi. Io faccio un esempio che è il più vicino a noi, ma ce ne sarebbero diversi. Orban, primo ministro ungherese, ha fatto approvare una legge, è la legge organica numero 12 del 2020, che è motivata dalla necessità, e cito, di assicurare la sicurezza della vita e la salute dei cittadini ungheresi. A parte, insomma, la circostanza che di fronte al diritto alla vita e al diritto alla salute, che sono diritti umani, la limitazione del riferimento ai soli cittadini ungheresi è quantomeno discutibile. Ma poi questa legge attribuisce dei poteri emergenziali in assenza di delimitazione, diciamo, per materia o anche temporali, che sono poteri veramente molto molto ampi, e poi tra l'altro introduce anche, sempre con la motivazione della lotta al Covid, al coronavirus, delle fattispecie penali nuove, delle fattispecie penali che nulla hanno a che vedere con la lotta alla pandemia, non si vede il collegamento perché il collegamento non c'è, quindi in questo caso la possibilità di derogare a certi diritti in nome della lotta alla pandemia è oggetto di un evidente abuso. E questi sono degli esempi che rientrano, sempre insomma, a titolo di esempio e senza voler esaurire il tema, nel terzo capitolo, cioè quello delle deroghe ai diritti umani in nome della pandemia. Io ho parlato, credo, il tempo previsto, tre quarti d'ora. Mi scuso se sono stato un po' prolisso, ma insomma il tema era davvero, davvero molto ampio e ho cercato di dare una serie di spunti e di suggestioni. Vi
intanto vi ringrazio dell'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie Antonio. E lascerei qualche minuto per raccogliere se avete delle osservazioni, delle domande, delle considerazioni da condividere. Nel frattempo, come diceva, vi anticipo appunto come diceva il professor Marchesi, i prossimi tre incontri entreranno più nel dettaglio di tre ambiti di vulnerabilità che abbiamo scelto come più, così, come più significativi, più interessanti, con il tema dei minori, delle persone private di libertà e dei vulnerabili in ambito sanitario, con Maria Francesca Pricocco, Presidente dell'Associazione Italiana Magistrati Minori, il garante Mauro Palma e Claudio Cartoni, ematologo del Policlinico Umberto I. Vediamo se ci sono osservazioni, altrimenti... Daniele? Sì? Sono Giorgio, avrei una domanda. Posso? Prego. Buongiorno professore, ho trovato molto istruttivo e rilevante quanto ha detto, e in particolare riferendomi a quest'ultima menzione della vicenda dell'Ungheria, la mia domanda è, insomma, è un po' congetturale, come dire, post pandemia, cosa succede, cioè laddove ci sono democrazie illiberali e non mancano gli esempi purtroppo in questo nostro mondo, è possibile immaginare che alcune delle deroghe, soprattutto restrizioni che lei ha ricordato, assumano un carattere permanente, non siano reversibili sostanzialmente in un mondo libero da Covid? Ecco. Io temo di sì, almeno da quello che ho capito, per quello che ho letto, questa legge organica ungherese, che è l'esempio che ho fatto, è costruita diciamo a partire dalla pandemia, ma poi non prevede, se non ci saranno interventi successivi di segno contrario, diciamo che poi tutto torni come prima, che poi insomma il come prima in Ungheria è comunque non era una situazione ideale, perché è un paese in cui rispetto a cui anche Amnesty International, l'organizzazione con cui diciamo collaboro da tanti anni, ma anche tante altre diciamo denunciano diciamo non solo l'ideologia in generale, ma tutta una serie di misure concrete, di, ad esempio, di criminalizzazione delle migrazioni e della solidarietà con i migranti, ma poi insomma sono tutta una serie di c'è cioè un elenco di violazioni dei diritti umani. Io temo sì che alcune degli aspetti, diciamo, della risposta alla pandemia che sono giustificati, o diciamo di cui si può ragionevolmente argomentare che siano giustificati per un periodo eccezionale, tendano a diventare strutturali e permanenti. Questo, diciamo, il parallelo con la lotta al terrorismo non è casuale, insomma, sono in molti paesi le modifiche al diritto penale funzionali alla lotta al terrorismo sono diventate poi strutturali. Questo evidentemente è un rischio che c'è. Accennavo anche a quell'altro problema, al problema delle limitazioni al diritto della privacy. Qui siamo in un contesto diverso, non è quello dei disegni repressivi di governi autoritari, ma di una tecnologia che permette delle limitazioni della libertà personale che poi, diciamo, trovano una giustificazione, ma poi rimangono al di là di quella giustificazione. Anche lì, insomma, c'è il problema dell'irreversibilità delle misure prese. È uno dei temi, diciamo. Il tema principale è quello di stabilire se le deroghe e le restrizioni sono giustificate nel presente, ma poi ci si dovrà porre a vari livelli il problema della loro trasformazione in misure strutturali quando anche quella
possibile giustificazione non ci sarà più. Speriamo presto. Io vorrei chiedere al professor Marchesi se potrebbe fare un commento sull'operato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è stato comunque oggetto di contesa e di critiche da vari stati in questo senso. Dunque, io confesso che non mi sento particolarmente preparato sull'argomento e quindi preferisco dirlo in tutta sincerità. Sicuramente non c'è stata una governance internazionale all'altezza della situazione. Quanto questo sia dipeso però dall'inefficienza dell'OMS, dell'organizzazione, quanto sia dipeso invece dai poteri tutto sommato limitati di questa organizzazione e dal fatto che altri attori non le hanno consentito di svolgere appieno un ruolo importante, questo io ho difficoltà a dirlo. È un'organizzazione che ha dei compiti importanti, ma che non ha dei poteri significativi, e quindi bisogna anche tenere conto di questo. Potrebbe essere anche l'occasione per aprire un po' la discussione su certi limiti della governance internazionale, in questo caso con riferimento ad un problema che per sua natura è globale e che quindi meriterebbe una risposta globale, e quindi dei limiti strutturali della governance internazionale nell'affrontare una serie di problemi globali. Diciamo che la necessità in qualche modo potrebbe forse spingere a rafforzare questo sistema. Avviene in ambito di tutela dell'ambiente, dovrebbe venire in ambito di tutela della salute, nella misura in cui l'umanità si trova ad affrontare dei problemi di questo tipo. Pur avendo un assetto strutturale chiaramente inadeguato a garantire una governance internazionale, potrebbe essere l'occasione per discuterlo. Certo, se poi l'OMS si rivela inefficiente o peggio ancora condizionata da logiche di relazioni fra stati o fra potenze che non rassicurano, è un'occasione che non si potrà cogliere, perché uno dice c'è bisogno di più governance, però chi avrebbe dovuto esercitarla, quel po' che ha fatto non lo ha fatto bene, lo ha fatto male, e quindi l'incentivo a fare questa discussione viene meno. Ho dato una risposta, mi rendo conto, molto generica, però ripeto, non ho esaminato nello specifico la questione. No, però c'entra il punto sostanzialmente, ma se il problema è globale anche la governance dovrebbe essere un po' meno. Io una domanda, mi permetto anch'io da partecipante, se può aiutarci a chiarire, soprattutto per chi magari non è un giurista, c'è un tema che è emerso nella pandemia che riguarda il rapporto tra centro e periferia. No, questo nel caso dell'Italia è molto chiaro sul tema della sanità, tra ministero, governo e poi ruolo delle regioni. In Germania è ancora più evidente, tanto è vero che la cancelliera sta considerando appunto di una legge che sorpassa quello che è il potere dei Länder, eccetera. Giusto una battuta su questo per aiutare a chiarire quali sono anche appunto i profili giuridici, no, di questa conflittualità che era inattesa perché non c'era mai confrontati con un tema di questo tipo.
Beh, evidentemente quando determinate competenze sono trasferite ad organi substatali, che sia la Germania o che sia l'Italia, e ci si trova di fronte ad un problema che richiederebbe delle risposte statali, il problema esiste, e il problema esiste soprattutto nella misura in cui i rispettivi ruoli non sono delimitati con sufficiente chiarezza, per cui nascono conflitti di competenza. Io credo che diciamo il sistema regionale italiano decentrato andrebbe almeno in parte ripensato, quantomeno in termini di chiarezza dei rispettivi ruoli del centro e della periferia di fronte all'esperienza del Covid, perché è sotto gli occhi di tutti che non ha funzionato alla perfezione. Dopodiché diciamo che è una scelta che deve essere fatta, quella di attribuire può funzionare bene a livello decentrato, può funzionare bene o male a livello decentrato, può funzionare bene o male a livello centrale. Non credo che ci sia uno dei due modi che garantisce un funzionamento migliore. È un dibattito complesso, un dibattito aperto. Peraltro, diciamo, il decentramento comporta anche inevitabilmente che in alcune regioni funzioni meglio che in altre. Bisogna vedere se si accetta che sia così, o se si preferisce, diciamo, essere tutti in quanto cittadini italiani, trovarsi nella stessa condizione con i limiti e i pregi che questa può avere. È un dibattito che, diciamo, la pandemia può fare esplodere, perché la situazione è più grave, più urgente, le differenze sono più visibili, i dubbi le incertezze sulla distribuzione di competenze sono più evidenti e possono avere degli effetti più gravi, però, diciamo, i termini del problema non cambiano, secondo me. Dopodiché io insegno diritto internazionale, probabilmente un costituzionalista si sarebbe espresso meglio in altri termini, però credo che la questione sia così. Chiaro. No, grazie. Bene, se non ci sono altre osservazioni, interventi, aspetta che è arrivato un commento, ecco una domanda, un passaggio molto interessante, ha parlato della normalizzazione di uno stato di eccezione in molti paesi, penso che questo sia dovuto a una mancata formulazione giuridica in alcuni ordinamenti, il nostro, per esempio, rispetto a quello spagnolo, che invece tratta con attenzione questo aspetto, piuttosto una precisa volontà politica. In sostanza, quanto conta la norma giuridica rispetto alla volontà politica in questi contesti? Dunque, sì, il problema evidentemente esiste, nel senso che dipende da come sono definiti nelle norme interne di ciascuno Stato i poteri di eccezione, diciamo, e come vengono interpretati. Se la definizione, io non conosco l'ordinamento spagnolo, ma se la definizione è più chiara, evidentemente potrà essere anche fatta valere davanti ai tribunali amministrativi, potrà esserci un esercizio, diciamo, di un controllo maggiore sul l'eventuale superamento dei limiti previsti dall'ordinamento. Qui si tratta di quanto e quanto bene è definita, diciamo, sono definite le situazioni eccezionali e i poteri che possono essere esercitati in quelle situazioni nell'ambito di ciascun ordinamento. C'è stato in passato un
un dibattito anche molto, molto vivace, anche tra filosofi del diritto sul concetto di stato di eccezione. C'è un famoso libretto di Agamben su questo argomento. Io credo che la cosa fondamentale, quale che sia l'emergenza di turno, che sia la lotta al terrorismo dell'inizio del millennio, che sia la pandemia di adesso, la cosa fondamentale è che diciamo, si affronti la questione dal punto di vista delle regole. Quando si discuteva questo, si diceva, ma nel caso di, non so, Guantanamo, la forza pura, la necessità prevale sul diritto. Non era questo il caso, si trattava di deroghe al normale funzionamento dell'ordinamento statunitense, che però poi il diritto che è stato valutato alla stregua del diritto costituzionale degli Stati Uniti e anche del diritto internazionale. Quindi è sempre una questione di esistenza di regole, di quanto siano ben definite le regole che governano l'eccezione, quanto siano limitati i poteri e quanto queste regole possano essere fatte valere nell'ambito del sistema interno. Se queste regole sono adeguate e il sistema giudiziario funziona, le tentazioni di abusarne saranno ostacolate, frenate, impedite per quanto possibile. Quindi la dimensione politica e la dimensione giuridica ci sono sempre. Si spera che la dimensione giuridica possa orientare nel modo più conforme ai principi la condotta politica. Grazie. Grazie a tutti, grazie Antonio di nuovo. Mano alzata, non so. Posso fare una domanda che non sono riuscita a scriverla? Prego. Sono Teresa Lapis, insegno diritto ed economia in una scuola superiore. Mi sono laureata in diritto internazionale con Giardina tanti anni fa a Padova, e io mi sono laureata a Bologna, comunque Giardini è sempre stato un grande amico, con Laura Forlati ed altri. Io penso che anche ieri, l'ultima volta, Marco ha parlato di governance. Il mio problema, anche insegnare ai ragazzi o fare nei corsi di formazione, è come riusciamo noi a conciliare, anche nei corsi di relazioni internazionali dove si rinvia al diritto internazionale, no? Mai ai diritti umani, al diritto internazionale. Come conciliamo l'esistenza, l'attualità della governance, che è una forma di governo e di dinamica, di gerarchia dei poteri orizzontali, molto legata ai principi di sussidiarietà, no? Che noi siamo riusciti in Italia col titolo quinto a collegare anche tra Stato e Regioni, tra potere centrale e potere territoriale. Però è una cosa difficilissima, perché la comunità internazionale degli Stati oggi, nel nuovo diritto internazionale, come viene raccontata, espressa rispetto alla government, a quella struttura government verticale della divisione dei poteri dello Stato moderno, rispetto a una governance che cambia il mondo, cambia uno scenario. Ecco, secondo me oggi come si racconta ai ragazzi nel diritto internazionale? Non si cita diritti umani? Pochissimo. Le relazioni internazionali sono materie importantissime negli istituti tecnici superiori, anche in alcuni licei, però ancora si fa fatica, si parla di governance ma si parla di government, cioè tu parli, enunci governance ma stai raccontando la government. Lo vorrei dire come giurista, perché poi dopo vanno confusione, poveretti, perché effettivamente sono due concetti diversi, oltre che descrittivi, anche come principi, cioè uno è un tema orizzontale, l'altro verticale. Ecco, mi piacerebbe sapere che problemi avete voi a proposito, perché io sinceramente li ho grossi, perché fra l'altro i miei colleghi, una parte di loro che insegnano diritto, non hanno mai fatto neanche diritto internazionale e comunitario, e hanno fatto tanta confusione anche loro. Ed oggi secondo me c'è la necessità di fare chiarezza in un glossario anche della traducibilità, perché in Europa tra common law e civil law e unidroit dovremmo anche dirla un po', no? Perché il common law, cioè questo rapporto comparato diventa fondamentale oggi.
scusate, sono stata un po' lunga. Grazie. Posso fare forse una battuta o due, perché insomma ha toccato tantissime, tantissime cose. Sì, la sfida a cui faceva riferimento è un po' quella che affronta chiunque fa le sue prime lezioni nell'ambito di un corso di diritto internazionale e cerca di spiegare che si tratta dell'ordinamento giuridico di una comunità che ha una struttura profondamente diversa da quella delle comunità di individui organizzate in stati a cui normalmente l'esperienza comune fa riferimento, per cui spiegare come una società orizzontale, cioè priva di un'organizzazione verticale, di un sistema gerarchico, di un accentramento in organi sovraordinati di determinate funzioni, possa non di meno, diciamo, produrre norme, accertarle, farle valere per quanto possibile. Quindi spiegare la natura strutturalmente diversa dell'ordinamento internazionale è proprio una delle sfide che noi affrontiamo. E soprattutto quando noi cerchiamo di spiegare che il contenuto del diritto internazionale si è profondamente trasformato e comprende oggi anche numerose regole che sono espressione di valori collettivi e non più soltanto, diciamo, regole che servono a disciplinare i rapporti fra stati, a contemperare gli interessi fra stati, e come queste regole che esprimono valori collettivi difficilmente entrano facilmente in conflitto con una struttura che è ancora quella tradizionale, per cui la sovranità degli stati impedisce di accentrare in determinati organi delle funzioni di produzione, accertamento ed attuazione del diritto. Ma si tratta del problema, diciamo, della spiegazione della diversità del diritto internazionale rispetto agli ordinamenti interni e a come non di meno, diciamo, sia un ordinamento giuridico espressione di una società diversa. Quindi questo discorso governance, government, noi diciamo non usiamo la parola governo non perché siamo anglofili e ci piace usare parole inglesi quando non serve, ma perché effettivamente dire governo non significa dire governance, perché si può confondere con government, diciamo. In italiano usiamo una parola sola, mentre in inglese ci sono due parole che distinguono i due concetti e quindi si riesce ad essere in qualche modo più precisi. Ecco. Poi la sua domanda, diciamo, mi apre delle praterie e quindi credo di dovermi fermare a questo punto. Spero. Grazie, mi scuso, apro sempre troppe finestre, lo so. Grazie. Grazie a tutti di nuovo, siamo arrivati alla conclusione. Grazie davvero a Antonio. L'appuntamento è per venerdì 30, sempre alle 15. Sarà possibile usare lo stesso link che avete utilizzato per collegarvi oggi. E l'appuntamento è con l'avvocato Maria Francesca Pricocco. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Arrivederci a tutti.